Ciao, soffri di un dolore cronico che è presente da tanto tempo e non riesci a trovare un modo per affrontarlo? Forse non lo sai, ma conoscere già cos'è il dolore e quali siano le proprie caratteristiche ti permetterà di ridurre l'influenza di questo sintomo. Vuoi avere maggiori informazioni? Scopriamo insieme cos'è il dolore e come affrontarlo. Dare una definizione di dolore non è semplice, infatti questo viene considerato come una spiacevole sensazione percettiva ed emotiva associata o meno ad un danno dei tessuti. Quindi il dolore è composto prettamente da una componente di nocicezione, ovvero di percezione, e di una componente psicologica. In realtà quando si pensa al dolore si pensa subito ad un qualcosa di negativo. Ma questa sensazione può essere considerata come una sorta di meccanismo di allarme, ovvero ci permetterà di proteggere il nostro corpo da stimoli potenzialmente lesivi. La percezione del dolore inizia a livello dei nocicettori, ovvero dei sensori ubiquitariamente distribuiti all'interno del nostro organismo che sono in grado di leggere gli stimoli che interagiscono col nostro corpo, che potranno essere di tipo lesivo oppure di tipo non lesivo. Una volta che questa informazione verrà captata, verrà condotta con specifiche fibre sensitive, che potranno essere suddivise in base alla loro caratteristica, ovvero avremo la presenza delle fibre A, che sono fibre che permettono una conduzione veloce dell'informazione, perché saranno avvolte da una guaina mielinica. Un'altra tipologia di fibre sono rappresentate dalle fibre C, che a differenza delle fibre A non saranno avvolte dalla guaina mielinica e quindi saranno in grado di condurre le informazioni captate in maniera più lenta. Successivamente queste informazioni verranno introdotte, verranno convogliate a livello del midollo spinale, che può essere considerato come una sorta di elemento di comunicazione tra la periferia e il centro. Qui le informazioni passeranno attraverso un fascio che prende il nome di fascio spinotalamico, che può essere considerato come una sorta di autostrada che permette il trasporto delle informazioni. Una volta arrivata alla porzione più alta del sistema nervoso centrale, le informazioni passeranno attraverso una struttura che prende il nome di talamo. Il talamo è una struttura presente a livello del sistema nervoso centrale che può essere considerato come il relè della sensibilità. Ovvero è in grado di distinguere quali informazioni necessitino di una elaborazione cosciente da parte del soggetto e quali no. Una volta passate dal talamo, le informazioni verranno convogliate a livello della corteccia cerebrale. Qui le informazioni verranno elaborate in maniera cosciente e principalmente si avrà la vera e propria percezione del dolore. Infatti, nelle tappe precedenti a questa, il dolore è una semplice informazione nervosa. Per quanto riguarda il trattamento, ancora una volta dovrà essere costruito sulle caratteristiche del dolore e sulle caratteristiche della persona. Principalmente esistono tre modalità per poter affrontare in maniera efficace il dolore. La prima modalità consiste nel trattamento farmacologico. Questo è un trattamento che dovrà essere prescritto dal medico e dovrà essere strutturato in base alle caratteristiche del sintomo espresso da parte del paziente. Va sempre preso in considerazione la presenza di effetti collaterali dati dall'assunzione dei farmaci. Diverso invece è il trattamento conservativo, basato su un trattamento di tipo fisioterapico e di riabilitativo. All'interno di questo approccio avremo la presenza della termoterapia, della crioterapia, della terapia manuale oppure dell'esercizio fisico. In molti studi si è visto che l'esercizio fisico può essere considerato come un'arma efficace per poter affrontare il dolore. Infatti permetterà di ridurne l'intensità, di migliorare le qualità e capacità funzionali da parte del soggetto, e avrà degli effetti dal punto di vista fisico, dal punto di vista psichico e dal punto di vista sociale. Fondamentale sarà anche il trattamento di tipo psicologico. Infatti, oltre alle modalità che abbiamo antecedentemente visto, la presenza di un supporto psicologico permetterà di ottenere dei risultati migliori e più stabili nel tempo. Lo scopo principale di questo video è quello di fornirti le informazioni di base sul tema dolore. Resta sempre il fatto che in presenza di una sintomatologia bisogna sempre chiedere il parere del tuo medico.
Spero che questo video ti sia piaciuto, se è così ti chiedo di mettere un like e se hai qualsiasi dubbio non esitare a contattarmi. Ciao!